Di qualità!
Meglio non farsi vedere. Non vedo soldati, solo pirati. Devono controllare l'intera isola. Dei, pietà! Tu vorresti pietà? Chi commercia gli schiavi sulla mia isola verrà marchiato come uno schiavo a sua volta e spedito in Attica in pasto al sistema dal quale voleva trarre profitto. Portate via questo rifiuto. Credevo che tutti i pirati fossero schiavisti. E tu saresti? Mi chiamo Alexios. Bene, Alexios. Tutti pensano anche che amiamo uccidere. Allora dimmi perché non dovrei ucciderti qui e ora. Mi hanno detto che scambi informazioni. Sì, tra le altre cose faccio anche questo. Io cerco una persona. Infiltrarsi nella mia città è un modo strano per presentarsi. Dovevo parlarti di persona. Non credo che i tuoi pirati mi avrebbero lasciato passare. Allora parla. Sto cercando una donna. Lasciò Sparta quando ero piccolo. Mi servirà qualche altro indizio, Alexios. Ha delle voglie sul braccio che formano la costellazione dell'Aquila. Questa è un'informazione su cui posso lavorare. Chi è esattamente questa donna? È mia madre. Non la vedo da quando ero piccolo. E così la tua missione è trovare la tua famiglia? Una cosa del genere. Allora la tua strada non sarà semplice. Thank you.
È stata Aspasia a mandarmi da te. Aspasia? E perché l'avrebbe fatto? Ha detto che forse avevi informazioni per aiutarmi nella mia ricerca. Puoi avere qualsiasi cosa al giusto prezzo. E quale sarebbe il prezzo? Un debito che di certo potrai saldare. Ecco, tieni le tue dracme. Non c'è cosa più bella al mondo del peso delle monete. Quanto tempo ti serve per avere le informazioni che cerco? Ma io le ho già. Sul serio? La tua Mirine ora si fa chiamare Fenice. Iniziò come membro della mia ciurma, ma ci ha lasciati non molto tempo fa. Sto per andarmene. Ceo è la tua casa. Ma questa non è la mia vera missione, il mio scopo. Potresti non trovare mai quello che cerchi, Fenice. Potrei, ma io non mi fermerò. Sei un eccellente pirata. E tu sei un'amica ancora più grande. Ricordati di me. Sai dov'è ora? Ha fatto vela verso sud-est, in cerca di maggior fortuna. Ha fatto parte della tua ciurma? Sì, per un po'. Perché se n'è andata? Era troppo interessata alla politica della guerra. Un'ottima pirata sprecata, a mio parere. Non ho sue notizie da quando è partita. Ceo è molto lontana da Sparta. Come vi siete incontrate? In mare, molto tempo fa. In lei io vidi una vita migliore. In me, lei trovò la libertà. Insieme dominavamo le onde. Non riesco a credere che fossi una pirata. Quando le donne come lei decidono qualcosa, nulla può distoglierle dall'obiettivo. Grazie, io... La casa non è un luogo, è la gente con cui stai. Se non trovi quello che cerchi, qui c'è un posto per te. Fenice. Deve esserci qualcuno che conosce questo nome. Beh, sai perché? Peccato. Cosa ci vuole a portare una nave mercantile a terra e tornare? Eppure a Xenia poteva servire quel minio. Le dracme sarebbero state utili nella sua lotta contro... Possiamo fare qualcosa per te? Sì, parlavate di un carico.
Non abbiamo detto proprio niente. Niente che ti riguardi, comunque. Ascolto sempre volentieri una storia, soprattutto se finisce male. Quelle di Gotarze sono perfette, allora. È il peggior capitano di Ceo. Vorrei trovare quella nave. Beh, se pensi di riuscirci, ti aiuterò e tu ci porterai una storia. Che cos'è il Minio? Il Minio, la cosa più preziosa dopo l'oro. Quei bastardi degli Ateniesi lo vogliono tutto per sé, presuntuosi figli di puttana. Dove posso trovare la nave? Potrebbe essere ovunque, conoscendo Gotarze. Ho sentito che il piano era intercettare il carico vicino all'isola di Lestris, a sud di Ceo. Chi è il capitano di cui parlate? Gotarze, buon per te che non lo conosci. Il Partenone ha più probabilità di stare a galla di noi. Grazie. Se trovi quel Minio, torna qui a dividere le dracme. Ma certo, amici miei. Idioti. Se trovassi quel carico di Minio, sarebbero dracme facili. Sembri turbata. Voglio mettere le mani su un grosso tesoro per celebrare la vittoria di Xenia su Ceo, ma le indicazioni sono state rubate. E immagino che cerchi chi ti aiuti a recuperarle. Ci ho provato, ma sono state rubate dal capo di Corissia, che Xenia ha bandito dalla città. C'è una nuova tregua tra loro e nessun pirata oserebbe infrangerla. Per tua fortuna, io non sono un pirata. Vuoi dire che mi aiuterai? Se lo fai, ti spetta una ricompensa. Posso cercare quelle indicazioni. Finalmente Poseidone mi benedice con un po' di fortuna. Dove devo andare? Dall'altra parte dell'isola. Troverai la tavoletta nella casa del capo. Quando l'avrai presa, raggiungi il villaggio di Poiessa, lì vicino, e consegnala al mio socio. Dicevi che la casa del capo è vicino a Poiessa? Sì, a sud del villaggio. Dove si trova Poiessa? Sulla costa orientale dell'isola di Ceo. Va bene, ti porterò quello che ti serve. Xenia ne sarà felice. Aspetterò il tuo ritorno. Il mio piano, rovinato. Come troverò il tesoro senza la tavoletta? Cosa ti serve? È un brutto momento. È sempre un brutto momento. C'è troppo lavoro e pochi lavoratori. Ma sembra che la cosa importi solo a me. Aspetta, ti manda Xenia. Ha detto che hai del lavoro per me. Grazie a Poseidone. Finalmente una persona competente. Delle navi sconfinano nel nostro territorio per metterci alla prova. Xenia vuole inviare un messaggio e mettere in chiaro chi comanda in questa piccola parte dell'Egeo. Che genere di messaggio volete inviare? Affondare navi esibendo la nostra bandiera va bene. È una delle possibili soluzioni. Siamo pur sempre pirati. Abbiamo una reputazione da difendere in queste acque e spargere un po' di sangue servirà allo scopo. A me sembra che stiate indebolendo la concorrenza. Ceo non è abbastanza grande per le vostre ambizioni. Se volessimo espanderci non assolderemmo gente come te. Lo faremmo da soli. Il modo migliore per prevenire un attacco è colpire per primi. Niente da obiettare. Affonderò le navi per voi. Quali sono i bersagli? Distruggi qualche nave spartana, qualche nave ateniese e anche qualcuna dei banditi. Un bel po' di navi da affondare. Ricorda di esibire i colori di Xenia quando le affondi. Ti pagherò bene se il messaggio verrà recepito. Vele da riparare, 3 remi rotti al livello superiore, 2 al secondo livello, albero incrinato. Mai un giorno di riposo per Zeus. Ho visto il tuo messaggio sulla bacheca. Che succede? Ah, Mistios, ho un animo da poeta, ma non ho i mezzi per dare vita alla mia ispirazione.
È una tragedia che io non possa scrivere la mia grande tragedia. Che cosa vuoi? Del papiro, Mistios. O le dracme per comprarlo. Quei banditi buoni a nulla hanno entrambe le cose. Quindi vuoi che io ti dia un po' di dracme? Sì. Ogni dracma sarà utile. Ecco, tieni.